Questo video è un vero e proprio corso, lasciatemelo dire, perché è lungo ma contiene veramente tante tante informazioni, non sono minuti sprecati. Vi spiego dalla A alla Z come si fa a fare trading dentro ai movimenti di range, quei movimenti orizzontali che statisticamente occupano tra il 70 e l'80% del tempo del mercato, quindi oserei dire che è fondamentale saper operare dentro di essi e cogliere tutti gli spunti che il mercato ci offre, anche quando sembra laterale, quindi paradossalmente noioso. Scopriremo che ci sono tantissimi setup che si possono applicare in maniera sistematica anche in queste condizioni e scopo del video di oggi è proprio quello. Partiremo con l'imparare come si identifica un range, quindi quali sono le linee più importanti, i prezzi che lo definiscono e poi come operare al suo interno. 5 setup vedrete in questo video che ve l'ho detto sarà particolarmente ricco, ho deciso di includerlo nella playlist dei setup ma vale per 5. E ogni setup includerà come sempre gli entry, le strategie di stop loss e le strategie di take profit con tutte le considerazioni e degli esempi pratici del caso, quindi preparatevi, allacciate le cinture perché ci sarà tanto da vedere. Tra l'altro entry, stop loss e take profit saranno anche customizzati, diciamo così, non vi presenterò una sola strategia di entry, stop loss e take profit ma più di una, che in modo da adattarla meglio alla vostra operatività più o meno aggressiva. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ve l'ho detto, tanta tanta carne al fuoco per questo sesto, mi pare, episodio della serie sui setup, episodio che è un corso a sé, ve l'ho detto, per la durata e la quantità di informazioni. Ho deciso di includerlo in questa playlist che vi lascio qua, se vi siete persi gli altri 5, dedicata all'operatività, quindi concretamente vi mostro come si aprono e chiudono posizioni in maniera sistematica, diciamo così, tecnica, su dei predefiniti setup che appunto sono quelli che vi presento oggi. Vi presento tutta la sfilza di setup che si possono trovare dentro ad un range. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like anche a questo video che mi gasate tantissimo, mi incentivate a fare sempre di più e sempre di meglio. Seguitemi, mi raccomando, su tutti i miei social, sul canale, iscrivetevi e cliccate la campanellina così non vi perdete nemmeno un video, e seguitemi anche sugli altri canali social di cui trovate i link in descrizione. Tutti questi contenuti ve li fornisco gratuitamente perché lo spirito, diciamo così, il valore e gli ideali della nostra community sono questi: la condivisione e la crescita tutti insieme. Quindi buona visione a tutti. Visto che l'argomento di oggi sarà bello corposo, per usare un eufemismo, vi presento un po' di slide che aiutano poi a tenere fissi i punti più importanti e ovviamente a dare una linea guida nell'esposizione. Parliamo di trading in range, quindi negli intervalli orizzontali che si frappongono ovviamente tra le varie fasi trending. Il mercato è distinto tra fasi trending e fasi ranging, che hanno come particolarità una differente volatilità. Chiaramente le fasi trending seguono una tendenza, le fasi ranging invece sono orizzontali, sono un po' delle fasi di riposo, se così le vogliamo chiamare. Visto che il mercato nella stragrande maggioranza del tempo, circa il 70-80%, si trova in fasi ranging, direi che è il caso di conoscerle dall'A alla Z ed è proprio questo lo scopo della presentazione di oggi. Iniziamo quindi. Guida all'operatività nei movimenti orizzontali di mercato, che come vedrete, ve lo anticipo già, ovviamente penso che ve lo immaginiate, ma è molto di più che fare long sull'intervallo inferiore del range e short su quello superiore, perché in realtà, cioè nel caso ideale, ovviamente nei discorsi da scuola elementare sì, il range è fatto così, ma la realtà è molto molto diversa e andremo ad operare ovviamente in maniera leggermente più complicata. Innanzitutto, che cos'è un range? Beh, ve l'ho già anticipato, è una fase di lateralizzazione che si definisce tale quando il prezzo si muove tra due intervalli orizzontali, ok? Quindi abbiamo il range high in alto, che è la resistenza sotto la quale si muove il prezzo, e il range low in basso, limite inferiore, che è il supporto invece che sostiene il range stesso. Si parla di range fin tanto che uno dei due livelli non flippa, quindi non cede e fa andare il prezzo oltre di esso. In tal caso si esce dalla fase ranging. Per la stragrande maggioranza del tempo
dicevo, il mercato è costituito da fasi ranging, come vi dicevo, e sono identificabili su qualsiasi time frame. Quindi i setup che vi mostrerò oggi sono applicabili su tutti i time frame con la solita regola che più un time frame è di breve, quindi parlo dell'intraday in particolare, e più diventa rumoroso, quindi c'è un maggior rischio, attenzione, di falsi positivi. Il time frame sul quale mi trovo meglio in assoluto e che utilizzo poi anche nelle slide di oggi per fare gli esempi è quello giornaliero, e vi consiglio spassionatamente di utilizzare quello perché secondo me è il giusto mezzo. Comunque su tutti i time frame ci sono i range e ci si può operare sopra. Andiamo a fare un passo in più, perché range high e range low sono le due direttrici, diciamo, del range, ma a metà c'è anche il range middle, che è una linea opzionale, chiamiamola così, e la si mette all'incirca al 50% dell'intervallo. A che cosa serve il range middle? A definire il bias all'interno del range, ok? Cosa significa? Il bias è una predisposizione a operare in un certo modo, quindi se io ho un bias bullish, che significa che sono sopra il range middle nel caso specifico, significa che sarò più che propenderò di più ad aprire posizioni long, mentre sotto il range middle bias bearish, propensione verso lo short. Attenzione, ho sottolineato all'interno del range ed è importantissimo perché vedete, ad esempio qua arriviamo da un downtrend, quindi il macro è sempre in downtrend nonostante sul breve siamo nel range, pertanto il bias fuori dal range, quindi del quale il range è solo una pausa, rimane bearish. Quindi non è che se sono sopra al range middle, dentro al range, rimango bullish a oltranza, no, fin tanto che sono qua dentro, poi al range high punterò a chiudere le posizioni long, ok? Questo è molto molto importante, il bias del range middle vale all'interno del range, mentre all'esterno vale il bias macro, quindi del trend di lungo periodo. Possiamo iniziare quindi vedendo che questo non è che un caso ideale, perché ovviamente non funziona così, cioè questo range è bello, è proprio il classico range da textbook, come si suol dire, ma la realtà è molto diversa. La realtà ci presenta dei falsi rimbalzi, dei falsi break, dei rimbalzi che non arrivano né al range high né al range low, movimenti a metà tra un punto e l'altro, insomma, è veramente, veramente diverso. Ed è il motivo per cui vi dicevo, questo è il disegno proprio da textbook, da un discorso da scuola elementare. Il range è fatto così, c'è alto, basso, a metà e ci rimbalza contro finché non esce. Sarebbe bellissimo, in realtà il range è fatto da falsi movimenti e vi stupirà magari, ma l'operatività che descriveremo oggi è proprio incentrata su quei movimenti. Andremo a esploitare quei movimenti strani come questo, insomma tutti quei movimenti che sui quali si può operare in maniera sistematica e soprattutto sui quali si può definire un setup fatto bene. Quindi, come vi dicevo, non andiamo semplicemente a comprare qui e a vendere qui, perché non funziona assolutamente mai. È un discorso veramente da bar. Iniziamo con il definire il range, perché abbiamo visto che non è fatto così, è fatto così, e quindi quali livelli prendo come range high, range low e range middle innanzitutto? Allora, il range low, ipotizziamo di essere in downtrend, perché in tutti gli esempi che ho fatto oggi ho preso immagini di downtrend, perché ho preso l'ultimo range di Bitcoin, che si presta bene a essere esaminato perché è veramente sporco, contiene tutti i casi interessanti che vorrei esaminare con voi. Quindi, arrivando da un downtrend, il primo punto chiave, il primo swing point è il range low. Quindi arriviamo da un trend, rimbalza. Rimbalza significa che fa davvero un rimbalzo, ok? Quindi è un movimento marcato, non è ad esempio questa candelina verde, ma è un rimbalzone. Questo punto di minimo prima del rimbalzo sarà il mio range low, quindi il primo minimo che respinge il prezzo, intendo la chiusura della candela, aggiustato con confluenze storiche, che significa? Ve lo spiego tra poco. Range high, subito dopo la definizione del range low, che abbiamo il bounce, andiamo a fare un movimento ovviamente contrario, che anch'esso prima o poi si scaricherà e ritraccerà verso il basso. Il punto di massimo di tale movimento sarà il mio range high, il primo massimo che si forma dopo il range low. Ci sono tanti modi per definire il trend, ognuno ha il suo, c'è chi la fa più complicata, eccetera eccetera. Io così mi sono sempre trovato bene, ok? Non esiste una regola, vi dico chiaramente, questo è quello che faccio io e con cui io mi trovo bene.
aggiustato con confluenze storiche. Ecco, qua vi voglio, perché vedete che questa linea gialla, che io ho utilizzato come range high, non soddisfa la condizione che ho appena detto, perché ho detto che dovrebbe essere il primo massimo dopo il bounce dal range low, e quindi sarebbe dovuto essere qui alla chiusura di queste due candeline. Però, se noi andiamo ad aprire il grafico di Bitcoin, vediamo che c'è un supporto resistenza storico molto molto significativo qua sotto, vedete, dove ho tracciato la linea gialla. Qua non si vede chiaramente, perché se inquadravo tutto il grafico mi veniva uno screenshot gigantesco, però fidatevi, nel senso, c'era un supporto resistenza importantissimo e quindi ho aggiustato il range high mettendolo in corrispondenza di esso. Se ovviamente il supporto e la resistenza fossero stati distanti il 5% rispetto al prezzo, ovviamente non lo considero, però se è lì giusto nella prossimità, ci sta aggiustare range high e range low con le confluenze vicine, che possono essere appunto supporti e resistenze, point of control, cluster intermedi, tutte quelle cose che rendono significativo un livello di prezzo. Infine, il range middle è quello un po' più naif da definire. Perché? Perché io lo definisco come livello di supporto e resistenza con maggiori confluenze, nei dintorni del 50% del range. Nell'esempio pratico, qua avevo il point of control, il livello di prezzo a maggiori volumi scambiati, non è esattamente il 50%, amen, però questo è un livello molto significativo e quindi ho deciso di usare quello come range middle. Ok? Quindi un livello chiave di prezzo nei dintorni della metà del range con molte confluenze tra i soliti elementi. Ora che abbiamo definito gli elementi chiave, le direttrici del range, andiamo a definirne i setup, e tenetevi forte perché ce ne sono da vendere. Allora, qui ve ne elenco 5, poi ovviamente li andiamo a esaminare uno a uno nel dettaglio. Numero 1, failure swing su range high, range low, questo esempio qua. Anzi, questo non sarebbe corretto, perché in realtà qua non ho ancora identificato il range low, quindi non posso già operare su un failure swing, però ve l'ho evidenziato perché in realtà se fosse accaduto dopo sarebbe un failure swing da manuale, quindi ho deciso di evidenziarlo. Numero 2, falsi break da range high, range low, come ad esempio questo, oppure questo. Numero 3, rimbalzi su range high, range low, come ad esempio questo, questo e questo, quindi sono le entrate da textbook queste. Numero 4, breakout breakdown da range high, range low, quindi quando si fuoriesce dal range, si termina la fase ranging. Numero 5, setup low time frame guidati dal bias del range, quindi in base a dove ci troviamo e in base alla posizione relativa del range middle, possiamo andare, ad esempio se questo è il giornaliero, andiamo a dumpare sotto al range middle, posso andare nell'intraday a cercare magari qualche setup bearish del caso, ok? Quello è il setup numero 5. Cominciamo a esaminarli uno a uno partendo dal failure swing. Allora, il failure swing, per chi non lo sapesse, ci ho dedicato un video molto specifico, mezz'ora di video solo sul failure swing, quindi è importante, cioè bisogna conoscerlo molto bene, perché al di là del range è un setup che si presenta molto spesso e sul quale si opera benissimo. Vi consiglio di buttare un occhio sul video che vi lascio qua in allegato, se cliccate sulla schedina qui nel video lo trovate. Se già lo conoscete bene, se non lo conoscete, conoscetelo. In ogni caso, detto in due parole, significa che il prezzo supera il livello chiave, però poi la candela chiude rientrando dentro il livello chiave. In questo caso, chiaramente, il livello chiave è il range high o il range low. In questo caso avevamo downtrend, 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 breakdown dal range low, che però è stato assorbito, e la candela ha chiuso dentro al range. Failure swing. Entry, ecco che qua si apre un vaso di Pandora, perché lo so che vorreste la formuletta magica del tipo si entra qui e si esce lì, però dipende, in quanto l'entry dipende dalla propria propensione al rischio, in particolare dal proprio approccio al mercato, più o meno aggressivo. Allora, io ho elencato diversi tipi di entry, giusto per farveli vedere tutti quelli che ci possono essere, e poi vi dico anche quello che prediligo io, così facciamo il quadro completo. Allora, l'entry può essere alla chiusura della candela di failure swing, che significa dump, dump, ritracciamento, assorbimento, chiude la candela, entro qua. Ok, entry, va bene? Oppure, alla prima chiusura intraday dentro al range, cosa significa? Significa dump, poi qua se andassi sulle 4 ore sull'orario vedrei un'altra candela di dump che magari chiude fuori, eccetera, eccetera. La prima candela che chiude di nuovo dentro al range, entro. Altrimenti, che forse è il mio preferito, ma purtroppo abbassa un po' il tasso di, come si può dire, aumenta il tasso di miss, quindi i setup persi, perché non sempre si verifica, è sul retest ritracciamento. Che significa? Dump,
dump, assorbimento, fail swing, andiamo avanti ancora un po', ritracciamo, retest del range low e poi si riparte. Quindi, se andiamo a ritestare il range low, dopo il fail swing, può essere un buon entry. Il migliore in termini di risk to reward ratio, indubbiamente, perché andiamo a fare un entry il più in basso possibile, ok? So che qua sotto c'è stata domanda perché ho avuto il fail swing, c'è tanta liquidità, c'è tanto interesse a difendere questo livello di prezzo, quindi su questo retest ci entro in maniera abbastanza cuor leggero. Lo stop loss poi lo vado a definire, adesso tra poco ne parliamo, e comunque avrò un entry posizionato in maniera eccellente in termini di rischio rendimento. Al contrario, se la candela chiude molto in alto, come in questo caso, però non è neanche tanto, potrebbe anche chiudere ancora più in alto. Se entro lì, ok, capite che il risk to reward ratio peggiora in maniera clamorosa e soprattutto se ho una shadow lunga potrebbe essere anche difficile posizionare lo stop loss. Quindi questa è un po' la panoramica degli entry possibili, ognuno sceglie quello che maggiormente lo aggrada, addirittura si può spezzettare l'entry in più parti, si può entrare un po' alla chiusura della candela, un po' in maniera più aggressiva alla chiusura della candela intraday e un po' al retest, ok? Anziché fare un entry unico faccio un terzo, un terzo, un terzo, insomma, de gustibus. Stop loss, lo stop loss lo si può posizionare sopra o sotto il punto di minimo massimo raggiunto dal fail swing, quello classico, quindi sarebbe qua sotto, però capite che anche in questo caso, in base alla lunghezza della shadow, il rischio rendimento potrebbe, insomma, clamorosamente peggiorare. Altrimenti, che è l'approccio che io preferisco come stop loss dentro i range, è un approccio di questo tipo: attendere la chiusura della candela e poi stoppare a mano la posizione, che potrebbe non essere facile. Perché? Perché magari non siamo davanti allo schermo, perché magari stiamo dormendo, perché magari sì, siamo lì, ma ci viene da chiuderlo prima perché andiamo in panico, eccetera, eccetera. In ogni caso, in linea teorica significherebbe che io entro, ok, seguo il mercato e la prima candela che mi chiude sotto al range, quindi sotto al range low se sono entrato qua, stoppo la posizione a mano. Questo è un metodo. Si può farlo sia sulla candela giornaliera sia su una candela intraday se si vuole uno stop loss un po' più reattivo. Dipende tutto appunto dal proprio approccio e da come si sono posizionati gli entry, perché se ho posizionato gli entry sulle candele intraday, magari voglio posizionare lo stop loss sempre sulle candele intraday, ok? Spero che sia chiaro questo perché è davvero davvero importante. Lo stop loss posizionato alla chiusura di una candela significa non avere un perfetto rischio rendimento definito a priori. Perché? Perché non so a che punto esatto è lo stop loss. In quel caso lì conviene fare una stima pessimistica dello stop loss, come ad esempio metterlo sotto la shadow e utilizzare quello per il calcolo effettivo del rischio rendimento e quindi dimensionare poi l'entry in conseguenza. Però poi vado a chiudere a tutti gli effetti la posizione una volta che la candela ha chiuso sotto, quindi non quando arriva effettivamente allo stop loss, ma quando ha chiuso lì sotto. Se succede che sono fuori casa, vado a dormire, eccetera, eccetera, conviene mettere uno stop loss ovviamente regolare, perché altrimenti c'è un rischio clamoroso di svegliarmi che è successo un dump che mi ha raso al suolo la mia posizione, cosa non bella. Quindi questo è il primo setup con un po' di nozioni che varranno anche per i successivi, queste non ve le ripeto tutte le volte, non preoccupatevi. Andiamo al setup numero 2. Falsi break da range high, range low, come questo esempio. Abbiamo una chiusura di una candela oltre al range, ma subito dopo un rientro, o anche magari nella terza candela, insomma, può anche non essere subito un break e subito alla candela dopo un assorbimento, può esserci anche uno o due candele in mezzo, però ovviamente un falso break è un break che viene riassorbito e riporta dentro al range. L'entry anche qua si può dividere oppure posizionare secondo più criteri. Alla prima candela di rientro nel range. Cosa significa? Significa che faccio il break, rientro, chiude la candela, entro qua, perché questo è stato un falso break. Oppure prima candela intraday di rientro, uguale ma più aggressivo, oppure al retest ritracciamento verso range high, range low, che significa che rientro, aspetto che retesti il livello chiave e poi entro. Stesso ragionamento che abbiamo fatto per il fail swing. Ovviamente valgono le stesse considerazioni sul miss, sul rischio rendimento e sul dimensionamento della posizione. Lo stop loss, di nuovo, lo posso mettere o alla prima chiusura di una candela giornaliera o intraday fuori dal range, quindi nel caso in cui break, falso break, ma in realtà era un vero break, ok? Quindi stop, oppure al massimo minimo locale, quindi un altro classicone, tac, qua.
metto il mio stop loss. Valgono di nuovo le stesse condizioni fatte prima. Andiamo avanti. Rimbalzi sul range high, range low. Questa immagine che vedete è intraday e tra poco vi spiego anche il perché. Perché non è così facile operare su un rimbalzo su un range high o range low, perché dove posiziono lo stop loss, dove posiziono l'entry, sono tutte domande da $1 milione. Allora, cosa significa vedere un setup di rimbalzo? Significa non che prima ancora che accada, torno un attimo indietro per farvi capire meglio, non significa che prima che il prezzo arrivi io metto già il mio limit short qua o il mio limit long qua sotto e poi me lo fill e via così. No. Perché altrimenti non riesco a mettere lo stop loss, insomma faccio fatica, potrebbe esserci un falso break che è molto più probabile di un rimbalzo statisticamente, eccetera, eccetera. Quindi io consiglio molto caldamente di non mettere degli entry aggressivi sui limiti del range, ma di attendere qualche segno importante. Il rimbalzo semplicemente è definito dal prezzo che fatica a superare il livello in questione, evidente da test multipli non riusciti o costrutti di reverse all'intraday, come questo. Ok, cosa significa? Significa che, torno di nuovo al daily, io zucco, 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 zucco qua sul range high, ma non riesco a bucarlo. E questo si palesa ancora meglio sull'intraday, perché sull'intraday vedo degli assorbimenti, qua ho due failure swing, poi ho un dump, poi ho un altro tentativo, un altro failure swing di nuovo e un altro dump. Quindi questo è un costrutto di top sull'intraday, questo che vedete, ok? È il prezzo che non ce la fa a bucare, perché l'offerta ogni volta lo fa sprofondare in basso. E questo è un segnale di rimbalzo su range high. Entry al break del costrutto intraday, quindi potrebbe essere al breakdown, ad esempio qui, piuttosto che al breakdown qua, insomma, al segno di, alla chiusura del failure swing. Quando si palesa un costrutto di questo tipo. E lo stop loss ovviamente lo metto in base adesso. Quindi, ad esempio, se fossi entrato qua sopra, avrei potuto mettere lo stop loss alla chiusura di una candela, sopra a questo livello, ok? Perché questo mi faceva da top locale del costrutto intraday che ho utilizzato come, setup entry, va bene? Quindi vedevo il failure swing, vedevo un altro failure swing, decidevo di entrare, o magari attendevo il breakdown qui per entrare, e mettevo, dicevo, lo stop dove lo metto? Quando una candela mi chiude oltre a questa resistenza sulla quale ho deciso di operare col setup failure swing, va bene? Quindi prima chiusura fuori dal range oppure oltre ai massimi minimi locali, tale quale a quello che abbiamo detto prima. È un po' più complicato questo setup perché c'è da guardare due time frames, perché sul time frame giornaliero magari si vede un po' di fatica, però non si vede bene, tanto bene da riuscire a posizionare un entry e uno stop loss, cosa che si riesce a fare meglio sull'intraday. Se già sto operando su un range intraday, allora devo andare su un time frame ancora più di breve, aumentando, ahimè, il rischio, ma l'affiancare un time frame breve con uno un po' più lungo è fondamentale quando si va a, come si dice, operare su dei punti di fatica, ecco, chiamiamoli così, proprio perché appunto sul time frame più breve li si palesa, cioè si palesano meglio. Andiamo avanti, numero 4, il più facile credo, breakout breakdown dal range, quindi il prezzo esce dal range, conferma l'uscita e flippa il vecchio range high range low, fondamentale ai flip perché altrimenti potrebbe essere ancora un falso break. Flippare significa che lo rompo e lo retesto, quindi io lo flippo nel momento in cui lo retesto. L'entry al retest dopo il break, o al primo ritracciamento dopo il break. Qua so già che i più aggressivi di voi mi diranno sì, ma così lo missi di sicuro. È vero, può succedere. Allora l'altro lato della medaglia è entrare alla prima chiusura oppure dopo qualche conferma giornaliera che sto sopra al range high o fuori dal range, però mi espongo a tutta un'altra serie di problemi. Quali? Il fatto che rischio di aprire la posizione troppo in alto con un rischio rendimento pessimo. Quali? Il fatto che rischio di essere troppo aggressivo se l'apro presto e quindi se c'è un falso break vado in stop loss. Insomma, tutte cose di questo tipo che mi portano a me a propendere ad aspettare il retest o un ritracciamento. Retest ovviamente non significa mai che tocca di nuovo lo stesso livello, quello capita credo una volta su 50, ma significa che ritracciamo e allora vale la pena nel momento in cui abbiamo un ritracciamento che viene solitamente innescato da una candela di arresto, quindi io ho il break, magari una continuazione del break che qua i FOMO buyers entrano, dicono no, perdo il treno, noi no, dobbiamo essere razionali e attendere. Dopo un po' vedremo una prima candela di arresto che
spegno un attimo il movimento in corso e innesca un ritracciamento. Candela di arresto significa shadows lunghe, body corto, un po' in controtendenza con l'impulso in essere, vedete qua era rialzista, poi è stato assorbito e è un attimino scesa e ha chiuso più in basso in rosso, con volumi altissimi. Questo è un classico, una classica candela di arresto. Significa che molto probabilmente quella successiva sarà di storno e quindi io devo stare attento e individuare supporti e resistenze storici, zone di confluenza, zone di cluster di prezzi e volumi eccetera eccetera e andare a sparpagliare degli entry sul ritracciamento stesso, va bene? Lo stop loss lo vado a posizionare alla prima candela che chiude di nuovo dentro al range oppure a degli swing low all'interno del range, insomma vado a cercare dei livelli di prezzo chiave. L'ideale sarebbe attendere la candela con le regole appunto definite prima per questo tipo di stop loss. Questo è importantissimo, mi raccomando. Riascoltatevi l'ultima parte se non vi è chiaro il discorso della candela di arresto, ma sono tutti concetti importantissimi. Andiamo avanti con l'ultimo setup, setup low time frame guidati dal bias del range. Non ve lo dovrei dire, ma questo è quello che mi piace di meno perché è un setup un po' più da scalper, se vogliamo. Su time frame intraday, in base all'andamento interno al range nei confronti del range middle, cercare altri setup. Quindi questo in rosso che vedete è il range middle, qua vedete che saliamo piano piano candeline, poca foga e poi dump, direzionalità ribassista, retest del range middle e vedete che insomma failure swing, non è che ci sia molta energia di acquisto e pertanto ti viene voglia di aprire uno short magari. Il range middle gioca un ruolo chiave ovviamente e entry, stop loss e take profit dipendono dal setup in essere, va bene? Quindi in questo caso metterò lo stop loss magari alla prima chiusura di nuovo sopra piuttosto che sopra la shadow, insomma dipende sempre dal setup che gioco, però questo è un'operatività di brevissimo da scalper guidata dal bias impresso dal range middle, o meglio, dalla posizione relativa del prezzo riguardo al range middle. Manca una cosa, se siete stati attenti, che cos'è che manca in tutti i setup che abbiamo descritto? Il take profit. Dove lo mettiamo il take profit? Allora, qua occorre fare un discorsino in più, perché il take profit, per sapere dove metterlo, occorre fare una considerazione sul macro trend. Quindi considerare il bias high time frame, che significa, allora, ritornando indietro, torniamo addirittura a questi disegni, significa andare a vedere dove è diretto il trend in corso. Il bias high time frame in questo caso è bearish, se siamo in downtrend, va bene? Quindi se downtrend bisogna essere meno rigidi sugli short, non chiuderli al primo supporto ma lasciar correre più profitto e più cauti sui long, da chiudere il prima possibile, anzi da chiudere prima ed escludere il prima possibile il rischio, che significa chiudere una parte di posizione tale per cui se la restante mi va in stop loss esco in pari, almeno ho escluso il rischio, questo vuol dire. Quindi, detto in termini un po' più concreti, significa che se io apro, siamo in downtrend come prima, ipotizziamo, torniamo di nuovo qua, siamo in downtrend, vado ad aprire uno short su un setup di falso break, non vado magari a chiudere tutta la posizione sul range middle e sul range low, ma magari ne tengo aperto una parte, perché? Perché essendo il bias ribassista e io non sapendo a priori quanto durerà il range, questo fissiamocelo in testa, non è che continuiamo a rimbalzarci dentro l'infinito, prima o poi viene rotto, e ovviamente la probabilità è a favore del bias high time frame, ok? Quindi io lungo il bias high time frame tengo una parte di posizione aperta, quindi magari chiuderò un terzo range middle, un terzo range low e un terzo la terrò aperta. E se poi vedo un setup contrario, come un falso break dal basso, che sarebbe un setup long, vado a chiudere anche quella posizione lì e magari ne apro una long, ok? Questo è il discorso. Al contrario, se siamo in downtrend e apro una posizione long, ipotizzando su questo failure swing, andrò invece a fare un take profit completo, tra range middle e range high. Perché? Proprio perché il bias è ribassista e c'è poca probabilità di avere, in particolare nei primi test, subito un break a rialzo. Quindi questo è il discorso del take profit. I livelli chiave da utilizzare per il take profit sono range middle e range high e range low, in base a dove sono entrato e alla direzione del trade. Però con queste considerazioni. Che dire, io vi lascerei qua, se avete dei dubbi, delle domande da fare potete assolutamente farmele nei commenti,
Per seguire la mia operatività e le mie considerazioni giorno dopo giorno, vi lascio qua il mio bel canale Telegram che sapete a vostra disposizione, è completamente gratuito e trasparente, come insomma sono i valori che contraddistinguono la nostra community e sempre lo faranno. Vi ringrazio per avermi seguito, trovate le slide scaricabili gratuitamente dal link in descrizione, se mi volete sostenere potete utilizzare i miei referral link sugli exchange che trovate anch'essi in descrizione. Buona serata e alla prossima! Yeah.